Le sanzioni sono la strada giusta e l'Unione Europea ne è convinta. Non c'è nessuna incrinatura del fronte europeo su questo. Tutti i Paesi membri ritengono che la possibilità di riportare la leadership iraniana al tavolo del negoziato sia esattamente quella di proseguire nella strategia duale, cioè aumentare la pressione sull'economia iraniana. Era il gennaio di quest'anno. I ministri degli esteri europei, riuniti a Bruxelles, approvavano un nuovo e più duro pacchetto di sanzioni economiche contro l'Iran, per costringerlo a fare un passo indietro rispetto al controverso programma nucleare. Il dossier questa settimana fa il punto sulle conseguenze economiche di queste restrizioni commerciali. Cominciamo ascoltando Pierluigi D'Agata, di Confindustria a Africa e Mediterraneo. Il commercio con l'Iran resta libero salvo destinatari e prodotti vietati. Sono sotto restrizione e quindi non possono essere esportati i beni dual use, cioè per uso militare e civile, i beni nel settore nucleare e missilistico, le attrezzature fondamentali nell'oil and gas e nel petrolchimico. Secondo esportatore europeo verso l'Iran, dopo la Germania, l'Italia vanta un export costante pari a 2 miliardi di euro negli scorsi 5 anni. Quest'anno, però, i numeri si riducono, meno 17%. E molte imprese hanno il 50% del fatturato sull'Iran e sono piccole e medie, quindi il rischio occupazionale diventa ormai tangibile. Un prolungamento delle sanzioni o ancor più un loro irrigidimento sarebbe estremamente negativo, soprattutto in questo periodo economicamente difficile. Un altro settore strategico è colpito non da semplici sanzioni, ma da un vero e proprio embargo, è il settore petrolifero. Dal 1 luglio lo stop al petrolio di Teheran è entrato a pieno regime, con conseguenze pesanti per il nostro paese. A soffrire maggiormente dell'embargo petrolifero è l'Europa, anche se i grandi operatori del petrolio a volte aggirano i divieti con deroghe e mezzi poco trasparenti. Lo stop al greggio ci costa tra i 5 e i 10 dollari in più a barile, ma non basta. L'Italia fa i conti anche con l'impatto negativo sulle sue raffinerie, come l'impianto API di Falconara, il più esposto all'oro nero che arriva da Teheran. Ne approfittano invece le potenze asiatiche, che acquistano petrolio dall'Iran a prezzi bassissimi. Gli altri produttori medio orientali, per non lasciare a Teheran il mercato asiatico, sono costretti a loro volta a rivedere al ribasso i prezzi verso Cina e India, con un effetto a catena che alla fine spinge verso l'alto i prezzi per noi europei. Le sanzioni dunque hanno un loro tangibile costo economico, ma la pressione su Teheran, si sostiene, deve restare alta. Ci spiegano perché il sottosegretario agli esteri Marta Dassù e la deputata del PDL Fiamma Nierenstein. Credo sì che siano sanzioni importanti rispetto a cui l'Iran mostra dei segni di chiaro nervosismo. È importante anche dire che l'Italia le applica in modo molto coerente al di là dei costi di quello che questo ci può provocare. Se l'Iran avrà la bomba, tutti quanti saremo minacciati, tutti i paesi del Medio Oriente si doteranno di bomba atomica, perché certo soprattutto i sunniti, dato che Ahmadinejad è sciita, non vorranno essere da meno, e quindi bisogna fermarli. Le sanzioni, secondo me, purtroppo, dico purtroppo perché certo è triste pensare alla necessità eventuale di attaccare le strutture atomiche, e certo non il popolo iraniano, vero che sia ben chiaro, ma le strutture atomiche. Però va fermato.